Benvenuti a questa terza Via Crucis quaresimale della nostra unità pastorale. Salutiamo anche quelli che sono collegati attraverso lo strumento di YouTube, nella versione streaming. E iniziamo questa terza Via Crucis che avrà al centro ancora la testimonianza di un testimone della carità, come abbiamo vissuto le altre due di questa quaresima, aiutati dai testi che hanno preparato a Milano la pastorale universitaria della diocesi con il servizio della pastorale liturgica. Nella memoria di questa tua morte, noi ti preghiamo, coraggio, Signore, per ogni volta che tuo nuovo amore ci impedirà di soffrire da soli. Noi ti preghiamo, uomo della croce, figlio e fratello, noi speriamo in te. Noi ti preghiamo, uomo della croce, figlio e fratello, noi speriamo in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. In questo momento di preghiera chiediamo di aprirci al mistero di Cristo, che attraverso la sua passione e sofferenza ha voluto morire per noi. Col dono del suo Spirito possiamo comprendere e penetrare il dono che Gesù attraverso la croce ha portato a tutti gli uomini. La contemplazione del suo dolore, che per noi è la sapienza della croce, ci permette di capire il senso del nostro dolore. Assomigliare a Cristo in ogni circostanza, fosse anche quella del dolore, è in modo proprio una vocazione. Preghiamo. O Dio, che hai dato agli uomini come modello di umiltà e di pazienza a Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore, morto in croce per noi, donaci di accogliere gli insegnamenti della sua passione e di condividere la sua gloria di Salvatore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce madre di Gesù, santa madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Vangelo di Luca. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Rispose loro: «Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio». Allora tutti dissero: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?» Ed egli rispose loro: «Voi stessi dite che io lo sono». E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca».
Quanto conta un uomo e quanto conta la legge? Innocente o colpevole, quanto importa dell'uno o dell'altra? Non valgono forse più la procedura e l'ordine garantito? Non importa che sia fatta giustizia, ma che la legge funzioni, questo importa. Anche se il processo è iniquo, la procedura è salva, l'ordine è perseverato. Le parole del Nazareno hanno suonato come una bestemmia e la procedura sarà ineluttabile, senza lasciare scampo. Ha osato sfidare la legge e dalla legge è stato punito. Lui, che si era sottomesso fino al più piccolo dei suoi segni, da lì ha mostrato quanto più grande fosse il cuore dell'uomo rispetto agli angusti confini di precetti e normative. Ha osato mostrare che la legge è una piccola goccia che scompare nell'oceano, a cui s'allargarsi l'animo umano. Così l'innocente è condannato, ingiustizia è fatta, ma la legge è salva con tutte le sue procedure. Verrà il giorno in cui il giusto condannato siederà a giudicare la nostra speranza. Certa non sta nella legge, ma in quel cuore che ha dimostrato di essere infinitamente più grande. Preghiamo insieme, diciamo: abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Signore Gesù, ogni volta che un innocente è condannato, abbi pietà di noi. Signore Gesù, ogni volta che un uomo o una donna sono trattati come uno scarto, abbi pietà di noi. Signore Gesù, ogni volta che non lottiamo per la verità e la giustizia, abbi pietà di noi. Signore Gesù, ogni volta che dubitiamo della tua compassione, abbi pietà di noi. Il tuo cuore desolato fu in quell'ora trapassato dallo strazio più crudele. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù prende la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Lui, che ci aveva chiesto di prendere la nostra croce, ci mostra su di sé che cosa significa. Nella croce Gesù, il giusto, prende l'ingiustizia di tutti e il male del mondo intero, e ne fa un gesto d'amore per tutti e per ciascuno. Con quel gesto l'uomo non è più schiacciato dal peccato, perché un altro porta sulle spalle quella colpa. In quel gesto rinasce la speranza nella storia di ogni giorno. Prendere la croce non è un gesto di rassegnazione, ma un conformarsi e assumere quella forma che accoglie terra e cielo e abbraccia il mondo, facendo tutto confluire nel suo cuore. Guardiamo a quest'uomo curvo sotto il peso dei nostri limiti per poter riprendere a camminare come uomini salvati. Preghiamo insieme, diciamo: donaci di portare la croce. Donaci di portare la croce. Padre, quando la fatica delle giornate sembra rendere tutto insopportabile, donaci di portare la croce. Padre,
quando guardiamo i poveri che portano la croce come se fosse un problema loro. Donaci di portare la croce. Padre, quando riteniamo che il dolore non sia altro che una maledizione. Donaci di portare la croce. Padre, quando pensiamo che a questo tempo non possiamo offrire nulla. Donaci di portare la croce. Quanto triste, quanto affranta, ti sentivi, o Madre Santa, del Divino Salvatore. Santa Madre, dei fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Matteo. Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Affidarsi al Signore significa seguirlo, accettare tutto quanto ci capita. Il più meschino pensiero si annida nel nostro cuore per convincerlo che seguire Lui è un di meno. La vita cristiana ci mostra invece che seguirlo può sembrare sacrificio, ma è per la gioia. Il sacrificio è condizione per somigliargli. Cristo non spieghi in astratto le ragioni della sofferenza, ma prima di tutto dice: seguimi, vieni, prendi parte con la tua sofferenza a quest'opera di salvezza nel mondo, che si compie per mezzo della mia sofferenza, per mezzo della mia croce. Man mano che l'uomo prende la sua croce, unendosi alla croce di Cristo, si rivela davanti a Lui il senso salvifico della sofferenza, e allora l'uomo trova nella sua sofferenza la pace interiore e perfino la gioia spirituale. Preghiamo insieme e diciamo: insegnaci a fare memoria di te. Insegnaci a fare memoria di te. Quando il peso e la fatica sembrano opprimere la nostra gioia. Insegnaci a fare memoria di te. Quando vorremmo trovare risposte al nostro dolore e ci dimentichiamo che tu sei la risposta. Insegnaci a fare memoria di te. Quando le nostre giornate divengono il luogo in cui il tentativo è di bastare a noi stessi. Insegnaci a fare memoria di te. Quando schiacciati dal peccato ci siamo illusi della nostra forza e non invece della tua grazia. Insegnaci a fare memoria di te. Con che spasimo piangevi mentre trepida vedevi il tuo figlio nel dolore. Santa Madre, dei fate che le piaghe del siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra Maria, sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. E Gesù rispose: che ho a che fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Maria aveva imparato a stare alla parola di quel Dio che l'aveva visitata giovanissima per svelarle il suo disegno su di lei. Una proposta inimmaginabile, diventare la madre di Dio, e insieme ad una profezia tremenda: anche a te
una spada trafiggerà l'anima. Ora, sul Calvario, le lacrime le avevano scavato un solco nelle guance, ma quando il suo sguardo incontra quello di Gesù, Maria avrà solo desiderato di essere una cosa sola con lui. Preghiamo insieme e diciamo: fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Fa che possiamo contemplare nei nostri figli il mistero che custodiscono. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. O Signore Gesù, che le piaghe della tua passione vincano tutte le nostre paure. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Per tutti gli uomini che soffrono nel corpo e nello spirito, possano avere la compagnia di un fratello. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. O Signore, fa che siamo docili a seguire ciò che tu ci dirai quando parli nella nostra vita. Fa che ascoltiamo la tua voce. Se ti fossi stato accanto, forse che non avrei pianto. O Madonna, anch'io con te, Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Luca. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Nell'ora più buia, Gesù è abbandonato da tutti, coloro che ha guarito, sanato e salvato, non ci sono più, o forse stanno seguendo quel calvario silenziosamente per paura dei soldati. La croce più pesante da portare è quando non c'è nessuno che cammini con te e che ti ami. Nel momento più difficile, la vita fa incontrare Gesù il Cireneo, con quest'ultimo che viene obbligato a portare la croce del condannato a morte. A Simone non viene chiesto di dare soluzioni, consolare o risolvere i problemi, ma solo di accompagnare ed esserci. Invece a Gesù viene chiesto il passo più difficile, lasciare che qualcuno porti la croce insieme a te o per te, dare il permesso di lasciarti guardare per la tua debolezza, per la tua fragilità e lasciarti amare così come sei. Preghiamo insieme, diciamo: Signore, donaci un Cireneo. Signore, donaci un Cireneo. Signore Dio, aiutami a riconoscerti in un Cireneo non solo nel bisogno, ma anche nel quotidiano della mia vita. Signore, donaci un Cireneo. Signore Dio, insegnami a saper guardare le mie debolezze come le guardi tu. Signore, donaci un Cireneo. Signore Dio, che in Simone hai trovato una persona umile e capace di portare la croce con te, ricordati sempre di chi vive la tenebra della solitudine. Signore, donaci un Cireneo. Signore Dio, fammi sperimentare il dono di saper essere a mia volta un Cireneo, senza paura e vergogna delle fragilità del fratello. Signore, donaci un Cireneo. Dopo averti contemplata col tuo figlio addolorata, quanta pena sento in cuor. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Marco. Gesù era a Betania, in casa di Simone, il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni, indignatisi, dicevano tra di loro: «Perché si è fatto questo spreco d'olio?» Una vita sintetizzata in un gesto che rivela l'interiorità del cuore. L'agire di questa donna, autenticamente buona e sconosciuta ai Vangeli, richiama il profumo avvolgente del nardo che un'altra donna, arresasi all'amore, sparse su Gesù, distanziandosi dalla folla, spettatrice di violenza. Veronica si lascia raggiungere da quello stesso amore intravisto nel volto deturpato del Signore e, guardando oltre lo scempio, compie un atto di umile servizio, un gesto di coraggiosa solidarietà, intimo e luminosissimo, che farà di lei, Veronica, la vera icona di Gesù, colui che l'amore rese solidale ad ogni uomo. Preghiamo insieme e diciamo: donaci uno sguardo sapiente, Signore. Donaci uno sguardo sapiente, Signore. Perché i nostri gesti custodiscano con gratitudine la creazione con cui siamo profondamente uniti. Donaci uno sguardo sapiente, Signore. Perché i nostri gesti restituiscano dignità ai fratelli e alle sorelle che vivono situazioni di fragilità e di degrado umano. Donaci uno sguardo sapiente, Signore. Perché i nostri gesti sostengano la speranza di quanti vivono la malattia e il lutto. Donaci uno sguardo sapiente, Signore. Perché i nostri gesti diano il primato all'altro e promuovano la cultura dell'incontro. Donaci uno sguardo sapiente, Signore. Santa Vergine, hai contato tutti i colpi del peccato nelle piaghe di Gesù. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dalla lettera ai Romani. La tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Ciascuno di noi sperimenta nella sua esistenza il peso della vita, la paura o l'incertezza del futuro e la tensione tra il desiderio di amare e l'evidenza dell'egoismo, del peccato, dell'indifferenza che a volte ci vince. Molti di noi in questo tempo sentono il peso della sofferenza, del disagio o della solitudine. Il Signore Gesù ancora una volta si fa nostro compagno di strada. Sotto il peso della croce anche Lui cade, stremato ed impotente. L'unica forza rimasta per Lui è quella dell'amore. Così anche noi, abbattuti dal peso delle nostre tribolazioni,
ma accompagnati da quell'amore, possiamo trovare la forza di rialzarci e una strada di vita e resurrezione. Una strada di vita che passa attraverso la pazienza e la virtù. Una strada di speranza che non delude, perché è fondata sull'amore di Dio che Egli ha riversato nei nostri cuori e che è un amore fedele. Preghiamo insieme, diciamo, donaci speranza, Signore. Donaci speranza, Signore. Per ciascuno di noi, ogni volta che sentiamo il peso dei nostri errori e cadiamo succubi dell'egoismo e dell'indifferenza. Donaci speranza, Signore. Quando il futuro ci sembra incerto e ci fa paura, quando non sappiamo quale strada intraprendere e l'incapacità di decidere ci immobilizza. Donaci speranza, Signore. Se non troviamo modi concreti per esprimere l'amore che vorremmo vivere e donare. Donaci speranza, Signore. Per tutti coloro che temono di non riuscire più a rialzarsi perché hanno perso il lavoro, perché ammalati, perché carcerati, perché bloccati senza prospettive in un paese straniero. Donaci speranza, Signore. Santa Vergine, hai contato tutti i colpi del peccato nelle piaghe di Gesù. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Gesù sembra rimproverare le donne di Gerusalemme che lo seguono e piangono su di lui. Forse è un rimprovero rivolto a una pietà sentimentale che non diventa conversione e fede vissuta. Non serve compiangere a parole le sofferenze di questo mondo, mentre la nostra vita continua come sempre. Lo sguardo a Cristo non si può portare se non nella coscienza di essere peccatori. Che si è peccatori è un giudizio solo se emerge guardando in faccia il Signore che soffre. Le nostre giornate sono dominate invece dalla distrazione, così il cuore rimane arido e in quello che facciamo siamo pieni di pretesa. Anche a noi Gesù dice: non piangete su di me, ma piangete su voi stessi. Preghiamo insieme, diciamo: rendi feconda la nostra vita, o Padre. Rendi feconda la nostra vita, o Padre. Insegnaci, Padre, a non banalizzare il male per poter stare tranquilli e continuare la nostra vita di sempre. Rendi feconda la nostra vita, o Padre. Insegnaci ad essere seri e responsabili nell'educazione dei nostri ragazzi, in modo che possano incontrare una strada per il loro cammino. Rendi feconda la nostra vita, o Padre. Fa che non ci limitiamo ad offrire solo parole di compassione, ma convertici e donaci una nuova vita, affinché non ci stanchiamo mai di seguire Gesù per portarlo anche ai nostri fratelli. Rendi feconda la nostra vita, o Padre. Aiutaci a costruire luoghi vedendo i quali il desiderio che abita nel cuore di ogni uomo possa essere risvegliato. Rendi feconda la nostra vita, o Padre. Dolce Madre dell'amore, fa che il grande tuo dolore io lo senta pure in me,
Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo 68 e dalla lettera ai Galati. Salvami, oh Dio, l'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Sono sfinito dal gridare. La mia gola è riarsa. I miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Signore, tu cadi per la terza volta sotto il peso delle nostre colpe e ancora oggi continui a cadere con noi sotto le croci che ci autocostruiamo. Com'è pesante la croce carica dei nostri rifiuti, delle nostre paure per i nostri egoismi, ingiustizie, durezza di cuore. Sei lì, caduto nella polvere, limitato nell'agire, è poco credibile perché ti ha visto precipitare al suolo. Ma tu parti sempre dal limite, dallo scarto, dalla fine, dagli avanzi, dall'insignificanza. Tu cadi perché io possa rialzarmi. Tu cadi per ricordarmi che anche senza fiato, senza forze, io sono amato. E anche in questo momento così difficile per l'umanità intera, tu sei lì con noi per ricordarci che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme. Cadono con te al suolo gli stereotipi con cui mascheriamo i nostri ego, sempre più preoccupati dalla nostra immagine, e risalta ancora una volta l'appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci, l'appartenenza come fratelli, figli di uno stesso Padre. Preghiamo insieme e diciamo Kyrie eleison. Kyrie eleison. Signore Gesù, insegnaci ad affrontare ogni pericolo da fratelli uniti nel tuo amore. Kyrie eleison. Signore Gesù, che ti fai deboli tra i deboli, insegnaci la sapienza che salva. Kyrie eleison. Signore Gesù, insegnaci a rialzarsi dal peso delle nostre cadute, contando sul tuo amore. Kyrie eleison. Signore Gesù, aiutaci a comprendere che l'esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri, che la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro. Kyrie eleison. Fa che il tuo materno affetto per tuo figlio benedetto mi commuova in fiammi il cuor. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo 22. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte.
Il vestito al Tempio di Gesù coincideva con la dignità della persona, la sua funzione, il grado di appartenenza alla società. Questa è più di una semplice spogliazione. Diventa il rifiuto da parte della società. Non sei più uomo. Ti viene tolto quello che sei, il nome, il vestito, la dignità. Sei condannato ad essere gettato fuori dalla porta della città. Il potere spirituale e il potere temporale si accordano per negare la dignità di uomo Gesù di Nazaret. Davanti a ciò ci viene rivolta oggi la stessa domanda di Gesù ai suoi all'epoca di ogni tempo. E voi, chi dite che io sia? Preghiamo insieme e diciamo: abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Signore Gesù, quando non riusciamo a riconoscerti e a chiamarti per nome, abbi pietà di noi. Signore Gesù, quando scacciamo la dignità di ogni uomo e donna, abbi pietà di noi. Signore Gesù, quando ci accontentiamo di stare dalla parte dei potenti, abbi pietà di noi. Signore Gesù, quando sfilacciamo l'unità della tua Chiesa, abbi pietà di noi. Il tuo cuore desolato fu in quell'ora trapassato allo strazio più crudel. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù è crocifisso. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo di Luca. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocefissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: In verità, io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Chi poteva immaginare la tua misericordia? Quando pensiamo alla tua bontà, o Padre, vediamo un genitore che attende il ritorno del figlio ed esce di casa per recuperarne un altro. Vediamo uno straniero che si china a raccogliere uno dei nostri, a caricarlo sul suo mulo e a pagare per lui. Oppure una madre che raccoglie tra le braccia il corpo del suo figlio dalla croce o dal mare. Chi poteva immaginare quale fosse l'icona della tua misericordia? E ridiamo e accusiamo e diamo aceto ai nostri vicini. Poi sappiamo che a destra o a sinistra ci siamo anche noi, che giustamente riceviamo quanto abbiamo meritato. Chi poteva immaginare quale fosse la realtà della tua misericordia? Preghiamo insieme e diciamo: mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Padre,
nel tuo Figlio crocifisso riveli come hai amato il mondo. Donaci uno sguardo che sappia benedire. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Padre, tu in silenzio ci chiami e noi, chiacchierando, non ascoltiamo. Liberaci dalle parole vane. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Padre, tu accogli ogni nostro gesto, timido, principiante e scomposto. Modellaci sullo stile di Gesù che dona la vita. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Padre, che non sprechi mai una parola, ripeti ancora una volta la tua chiamata. Oggi con me sarai nel paradiso. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Del figliuolo tuo trafitto per scontare il mio delitto, condivido ogni dolore. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. La sapienza della croce la si comprende guardando al Padre. È l'insistere di Dio nella nostra vita che ci permette di capire il mistero di un amore che si dona fino alla morte. Le misure umane sono misere, a volte generose, ma la misura del Padre è sovrabbondante, perché non solo condivide il nostro dolore, ma lo assume, affinché il nostro si riempia di significato. Ecco perché non possiamo scordare a quale prezzo siamo stati salvati. È una compagnia quotidiana questa consapevolezza. Il sacrificio non è obiezione, neanche la sconfitta umana è un'obiezione, ma è la radice della resurrezione e la possibilità di una vita vera. Preghiamo insieme e diciamo: la tua croce è la nostra sapienza. La tua croce è la nostra sapienza. Quando ci sentiamo smarriti e confusi, donaci di ricordare che la tua croce è la nostra sapienza. Quando vorremmo evitare le fatiche ed eliminare il dolore, facci dono di ricordare che la tua croce è la nostra pazienza. Quando tra noi valutiamo e critichiamo l'altro, non per quello che è, ma per la cultura che ha, riposizionaci perché la tua croce è la nostra sapienza. Quando il silenzio ci impressiona, la paura ci sconsola e l'angoscia ci paralizza, non farci dimenticare che la tua croce è la nostra sapienza. Di dolori quale abisso, presso Madre al crocifisso, voglio piangere con te. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione.
Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Luca. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Gesù non è più sulla croce, non può restare esposto, è la vigilia della festa. Mentre il Padre accoglie l'ultimo respiro del Figlio eletto, le nostre mani faticano a schiodare gli arti, calano dalla croce il corpo inerte nella pesantezza dello svuotamento assoluto. Maria, come lo accettò promesso, ora lo accoglie consumato. Sulla cima del Golgota, relitto solitario dall'immane tragedia, rimane la croce. Appare la nostra unica verità. Il frutto cade dall'albero. Noi cadiamo con lui sotto i nostri rimorsi e la nostra vergogna, intrisi di un sangue che non è il nostro. Abbiamo vendemmiato il giusto. Chi lo stacca dalla croce diventa senza volerlo il seminatore della salvezza. Gesù si lascia porre in attesa per sposare l'umanità nel suo allontanamento da Dio. Il suo volto non è di un vinto, ma di un vincitore. La sua vita è racchiusa tra due grotte, quella della nascita e quella della morte. Giuseppe, membro del Sinedrio, era dei loro. Ma ora sono le sue mani ad accogliere con cura il corpo di Gesù. Ricco di generosità, non teme di affrontare il crudele Pilato, primo obiettore di coscienza. Insegnerà nei secoli la possibilità di ribellarsi all'ingiustizia, schierandosi con le vittime. Ogni cristiano deve accogliere la sua croce, ma deve anche schiodare tutti coloro che sono appesi. Maria l'aveva avvolto in fasce e adagiato nella mangiatoia. Giuseppe di Arimatea lo avvolge nel lenzuolo e lo pone nel sepolcro. Il grembo della Madre Terra che accoglie il nuovo Adamo è vergine come quello di Maria. Le braccia aperte della Chiesa Madre sono come l'altare che ci offre il corpo di Cristo nell'ora terribile, quando la speranza viene meno e siamo portati a ignorare Dio. Contempliamo lo squarcio di luce che si sta aprendo nella crosta della terra come un parto da cui nasce la vita vera. Preghiamo insieme, diciamo: donaci di sperare contro ogni speranza. Donaci di sperare contro ogni speranza. Gesù, mentre il tuo corpo scende dalla croce, tutta la nostra umanità ascende verso nuove possibilità. Intanto giunge dall'altra collina l'eco delle beatitudini. Donaci di sperare contro ogni speranza. Gesù, un Giuseppe ti ha tenuto tra le braccia quando eri bambino. Un altro Giuseppe ora ti prende tra le braccia. Rendici coraggiosi, senza pentimenti o riserve, anche nei giorni amari, nelle speranze infrante. Donaci di sperare contro ogni speranza. Gesù, quando dormi un sonno che somiglia alla morte, mentre stai a poppa della nave del mondo, come quando una volta dormivi sul lago, ricordaci che la storia appartiene al tuo amore totale. Donaci di sperare contro ogni speranza. Deponiamo ai tuoi piedi, Signore, tutti coloro che non desiderano incontrarti, ma non hanno nessuno che li aiuti ad avvicinarsi a te. Donaci di sperare contro ogni speranza.
con amor di figlio voglio fare mio il tuo cordoglio, rimanere accanto a te. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 14ª stazione. Gesù viene posto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la Santa Croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Giuseppe di Arimatea lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Il corpo di Gesù morto viene calato dalla croce e posto nel sepolcro. La sepoltura coincide con l'immersione di Cristo nell'abisso della morte. Egli è entrato nel silenzio, nella solitudine, nell'abbandono inconcepibile che connota questa esperienza. I suoi amici e sua madre si sono scontrati con il mistero della sua assenza. In questo modo Gesù ha condiviso il destino dell'uomo fino all'ultimo, fino all'estremo limite della nostra condizione, fino alla sepoltura. Perché lo ha fatto? Il Sabato Santo è la terra di nessuno tra la morte e la risurrezione, ma in questa terra di nessuno è entrato uno, l'unico, che l'ha attraversata con i segni della sua passione per l'uomo. La deposizione è il segno dell'abbraccio totale di Cristo alla nostra vita. Si è fatto compagno realmente e ha portato la sua presenza dentro l'oscurità. Ancora oggi ci raggiunge per strapparci dalla solitudine e alla disperazione, e perché nel fondo più estremo della miseria umana risuoni la voce di Dio. Egli, con il suo amore, è penetrato nella morte portando la vita. Preghiamo insieme e diciamo: donaci la tua presenza, Signore, sorgente della speranza. Donaci la tua presenza, Signore, sorgente della speranza. Per chi vive nell'angoscia, nella solitudine e nella disperazione, donaci la tua presenza, Signore, sorgente della speranza. Per tutti coloro che soffrono, per gli ammalati e per quanti sono morti durante i mesi della pandemia. Donaci la tua presenza, Signore, sorgente della speranza. Per tutti i cristiani, perché possano testimoniare la tua presenza, compagnia e significato della vita degli uomini. Donaci la tua presenza, Signore, sorgente della speranza. Per noi qui presenti, perché sempre di più sperimentiamo l'abbraccio del tuo amore. Donaci la tua presenza, Signore, sorgente della speranza. O Madonna, o Gesù buono, vi chiediamo il grande dono dell'eterna gloria in cielo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ci mettiamo ora in ascolto della testimonianza di questo altro testimone che ha dato la vita per i più poveri, per accogliere tutti, e da questi anche uno di questi è stato poi la causa anche della sua morte, come per Don Roberto, ecco, fratello Leonardo Grasso. Un'altra testimonianza che ci viene offerta in questa Quaresima dalla Missio Italia per prepararci alla grande Pro Via Crucis della giornata dei martiri.
La mattina del 5 dicembre, alle 5 del mattino, ho questa chiamata al telefono che mi sveglia di soprassalto. Vedo il padre Salvatore che mi chiama dall'altra stanza e mi dice: alzati, scendi subito, partiamo, è successo qualcosa di grave, poi ti spiego. Nel tempo di vestirmi e prepararmi sono uscito e c'era lui che diceva: frate Leonardo è morto e la tenda è andata a fuoco. La vita di fratello Leonardo si è intrecciata con la mia, perché lui è venuto subito dopo di me come responsabile in questa casa, ma anche vita intrecciata di fratello Leonardo con l'ordine camilliano. Lui ha trascorso 25 anni della sua vita camilliana in questa realtà, nel silenzio, nel nascondimento, ma nella intensità di un carisma vissuto. La tenda è una casa famiglia per malati di AIDS, sorta il 23 gennaio del 1993. Allora l'AIDS era una malattia molto che faceva paura ed è stata la prima casa nel sud Italia. Io l'ho conosciuto il fratello Leonardo il 1994. Perché sono venuto alla tenda. 23 anni fa sono caduto malato, ho preso la preulite, l'acqua dei polmoni e praticamente è venuto lui, mi ha portato direttamente alla tenda, dove lì mi trattava benissimo. La prima volta che sono arrivato mi ha detto questa parola: mi dice, a te ti devo far ingrassare, no? Che ti devo far ingrassare perché ero troppo magro. La mia vita si intreccia con quella di fratello Leonardo proprio nel momento in cui inizio a fare esperienza qui con i camigliani ad Acireale. Lui stava alla tenda, come sempre è stato alla tenda, e fece esperienza da lui. L'ho conosciuto nel 2001, in un'occasione così stranamente, che ci siamo conosciuti e poi mi ha invitato a venire qua a vedere questa realtà e da lì non ci siamo più separati. Ho arrivato qui come entri noi africano, io ho incontrato a lui, io aveva stato mi trovava senza nessuno, era bruttissimo la condizione che mi ha trovato per il mio viaggio tutto. Io ho conosciuto lui e mi diceva che non dove arrendersi, che la vita c'è tanta speranza, tante cose. Coloro che venivano accolti e vengono accolti in questa casa sono coloro che non solo vivono la malattia dell'AIDS, ma vivono la non accoglienza da parte delle proprie famiglie. Quindi lui diventava padre, diventava madre, diventava fratello. Per me era il mio confessore, il mio padre, mia madre, il mio più caro amico, era tutto. Io mi conosceva più lui che io stesso. È 26 anni che sono qua, no? E lui come fosse che era un padre per me. Ci voleva bene, scherzava. Non mi faceva mancare niente, no? Ed era come un padre per tutti. Noi confratelli definivamo fratello Leonardo un camigliano originale. Originale perché lui è entrato a 50 anni nell'ordine, prima come volontario qui in questa realtà e poi ha deciso di intraprendere il cammino vocazionale nell'ordine camigliano. Lui era un agente immobiliare, uno che aveva girato il mondo e la sua esperienza di mondo era molto forte e questo ci ha portato una grande ricchezza
perché aveva un modo diverso di tanti di noi da diciamo di vedere i problemi. Ha una certa saggezza, anche una giusta diffidenza, però poi ti dava il cuore. Dante era un grande, come persona, anche se non lo dava a vedere, ma specificamente per me era il padre che ho perduto troppo presto. Quando io alcune volte ho una difficoltà per affrontare le cose, io chiamo a lui, io dico, io ho questi problemi così, te fai queste cose. E lui dice, avvi la pazienza e vedi come quella pazienza dove mi porti. Mai ho dato, come si dice, un consiglio sbagliato. Come dice, uno ti consiglia, poi può essere, ma lui prima di darti un consiglio ci rifletteva. Diceva le cose apertamente, me le diceva in pace. Cioè, mi piaceva vedere la realtà com'era. Era uno che prima di giudicarti cercava il problema e la soluzione del problema. Non ti giudicava e non ti condannava. Anzi. Mi ha insegnato come ti aiuta le persone che è più debole. Quella è la prima cosa che diciamo che mi è piaciuto. Io sono un tipo che prima sono un tipo che pensa a me solo. Lui ha detto no così. Mi ha insegnato che le persone più deboli sono le persone che hanno bisogno di più aiuto. Quello ho imparato da lui molto. La vita di Frate Leonardo, la vita dell'ordine, questo intreccio di queste due vite ha portato una ricchezza e una bellezza che sicuramente difficilmente potremo dimenticare nella nostra mente e nel nostro cuore. Un intrecciatore di vite tra persone bisognose e quelle che vogliono aiutare. Ma non solo, per esempio mi viene in mente la storia di Nino e Joy, persone che comunque che inizialmente avevano problemi e bisogno e da lì è nato un frutto, è nato un fiore. È stato l'artefice del mio matrimonio. Perché mi ha messo una pulce in testa quando io non volevo neanche sposarmi. Diceva Nino, perché io non c'è, dopo ho saputo questa, dice come vedi Joy? E mi ha messo una pulce nell'orecchio e Joy che fa, è carina, perché non vi sposate, perché non vi frequentate? Lui ora piano piano, perché mi conosci, conosci Nino, conosci il nostro carattere. E ci ha visto lontano. Abbiamo messo insieme, cominciare 4 anni insieme, come è fidanzato, io, mio mamma e mio papà, non ce l'ho qui, era sola. E ha detto, per sposare di questa chiesa ci vuole il padrino. Io ho detto, sei tu. E lui diceva bene, perché lui non voleva, perché è un tipo che vuole fare bene, non vuole, vuole fare bene le persone, ma non vuole essere in mostra. E lui è così. E poi da là, sposiamo, abbiamo fatto cena qui, fuori dove siamo ora, qui. Poi c'è anche Frate Carlo, c'è tanti camigliani anche, c'è anche quelli volontari, c'è anche loro che abitavano qui. La domenica c'era il pranzo di famiglia, per dire. Noi venivamo qua tutti, con il bambino anche appena nato, venivamo qua a pranzare la domenica. Perché per me se una domenica non venivamo qua, non, io stavo male. Il Natale, Pasqua, le feste religiose importanti, quelle che si fanno in famiglia, noi venivamo a festeggiarle qua. 18 anni che siamo assieme, non è un giorno. E ci ha visto molto lontano. Thank you.
Nino raccontava che Paolo, uno degli ospiti della tenda, che comunque stava lì da 7 anni, forse aveva della gelosia verso di lui e la sua famiglia, notava dei nervosismi anche con il bambino più piccolo. Paolo era, diciamo, molto particolare e in quell'ultimo periodo era molto preoccupato per il Covid, quasi ossessionato, aveva questa paura di prendere il Covid e nonostante fratello Leonardo lo accontentava, il suo stato mentale non era proprio lineare, ecco. Quindi chissà per quale motivo ha dato addosso a fratello Leonardo. E in un modo che inaspettato. Credo che fratello Leonardo ci dà una testimonianza del quarto voto che San Camillo ha voluto vivere per sé e anche per tutti noi, assistere gli ammalati anche con il rischio della vita. Però la tenda deve ripartire. San Camillo diceva assistere gli ammalati come una madre assiste il suo unico figlio infermo. Ecco, credo che fratello Leonardo ha incarnato nella sua vita questo invito, questo comandamento di San Camillo, prendersi cura, ecco, di questi fratelli malati di AIDS per rendere la loro vita dignitosa. Lui si dava a tutti, soprattutto ai sofferenti, agli ammalati. Lui, come Paolo, che aveva bisogno, anche se dava quei segni di instabilità, comunque lui se ne prendeva cura, si è accollato la sua vita. Spero che da lassù ancora mi guidi per fare almeno una decima parte di quello che faceva lui, per seguire il suo esempio, avere questa carica emotiva che lui dava. E basta. E grazie a lui oggi io conosco che cosa vuole dire Dio, e che cosa vuole dire cattolica anche. Lui mi ha insegnato quella che sono oggi, essere forte e andare avanti. Melanzone ce l'ho nel cuore, mi dice certe cose, cosa fai, come stai. Dice, sto bene, non è che... Per me fratello Leonardo era tutto. Nel senso che praticamente parlavo di opere e lui mi rispondeva, parlavo di musica e lui mi rispondeva. Mi dava quel coraggio, quella forza, quella... cioè un qualcosa di serenità. Mi dava, diciamo, quella cosa di stare bene, no? Beh, una cosa che mi manca di lui molto, mi manca il suo presente. Ogni volta che io vedo lui, quanto io apri la porta, quanto vedo, lui mi chiamava, dice, cioè, cosa cucina oggi, vieni a casa mia a mangiare a cena. Queste cose mi mancano molto. E mi manca quel suo riso, come io chiamava Babbo Natale, con capelli bianchi che lui portava. E mi manca tante cose di lui. Mi manca. Parlare di lui è parlare delle cose belle che uno ha avuto della vita. Era una cosa bella averlo conosciuto. Chiudiamo allora questa Via Crucis, arricchiti da questa ulteriore testimonianza che ci portiamo come esempio nel nostro cammino. Cristo, luce della vita, illumina il cammino. La sua presenza è la nostra gioia, la sua gioia è la nostra forza.
È la gioia di amore che alla fine vincerà. Ecco perché osiamo sperare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Guarda di onnipotente l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ecco, abbiamo chiuso questo ciclo, si sarebbe dovuto aprire quel ciclo un po' della nuova unità pastorale, andando anche nelle tre chiese. Purtroppo voi sapete che siamo entrati da lunedì, entreremo addirittura in zona rossa. Abbiamo deciso di mantenere ugualmente gli appuntamenti, però ovviamente ognuno nella sua chiesa. Per cui venerdì prossimo, sì, San Giuseppe, ci sarà una preghiera che contemporaneamente svolgeremo nelle nostre chiese con la testimonianza, non so se visiva perché non so se riusciremo ad andare a filmarla, certamente con la voce, la testimonianza, la meditazione di Madre Maria, la badessa appunto del Monastero di San Romualdo in Piacenza. Sarà una preghiera ovviamente sulla figura di San Giuseppe, guidata poi dalla sua testimonianza. Il venerdì successivo poi chiuderemo questo cammino, doveva essere per tutti a Ripalta Arpina, anche qua sarà la Via Crucis, guidata da Padre Gigi, che però sarà lui sarà a Ripalta Arpina e noi ci uniremo nelle nostre chiese insieme, vedendo questa Via Crucis e in un certo senso camminando con lui. Come avete visto, il titolo e lo slogan di questa giornata, di questo tema di quest'anno, della giornata di martiri, ha come slogan vite intrecciate e soprattutto l'immagine di Padre Gigi come figura guida, no? E quindi sarà bello anche chiudere con la sua testimonianza, che del resto abbiamo già anche ascoltato, però sicuramente sempre bella e significativa. Il Signore sia con voi. Per i meriti della passione e morte di Gesù Cristo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onore ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popolo fedele, grom di sangue innocente su Cristo, che è chi volle martirio crudele. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onore ti canta, ogni lingua e ogni. Buonasera.